Esiste una relazione tra il Covid e l'insorgenza di patologie infiammatorie croniche di tipo reumatico? L'abbiamo chiesto al professor Francesco Ursini, che abbiamo incontrato qui a Bologna nel corso di Rewind 2023. Professor Ursini, lei nella sua relazione ha spiegato come ci siano sicuramente dei nessi temporali tra il fatto di essersi ammalati di Covid e la comparsa di malattie reumatiche, in che invece prima dell'infezione da Covid la malattia reumatica non ce l'aveva. Ecco, quanto è frequente questo tipo di segnalazioni in letteratura? C'è un fatto episodico oppure a livello numerico comincia a essere significativo? Allora, chiaramente non abbiamo delle stime puntuali di prevalenza, di incidenza di specifiche malattie reumatiche. Sicuramente il numero di segnalazioni inizia ad essere consistente e anche il nostro gruppo, insieme ad altri colleghi in Italia, ha contribuito a determinare un po' lo spettro delle possibili malattie reumatiche esordite dopo il Covid, dopo la malattia da Covid-19, che è uno spettro veramente molto ampio che copre diversi ambiti della reumatologia, dalle artriti alle connettiviti alle vasculiti, fino anche a coinvolgere i quadri di dolore muscoloscheletrico cronico come quello della sindrome fibromialgica. Ecco, il motivo, cioè la spiegazione di questo nesso perlomeno temporale, poi il nesso causale chiaramente andrà studiato ancora più a fondo, ma certo. C'è una spiegazione possibile? Beh, al momento, come lei ha detto, il nesso è un nesso solo temporale, quindi questo non implica automaticamente il nesso di causalità. È chiaro che però ci sono delle osservazioni che ci richiamano a dei possibili meccanismi fisiopatologici. In particolar modo è stato osservato che durante la malattia acuta da Covid-19 e anche a distanza di molti mesi, in molti soggetti si sviluppa autoimmunità, cioè compaiono di nuovo degli autoanticorpi come gli anticorpi antinucleo che sono caratteristici delle malattie reumatiche. In più, altre alterazioni generalizzate del sistema immunitario come l'aumento di citochine o la modifica di alcune popolazioni di cellule B e T sono frequentemente riscontrati a lungo termine dopo la guarigione e la risoluzione dell'infezione acuta. Quindi probabilmente questi sono tra i meccanismi responsabili poi dello sviluppo di successive malattie autoimmunitarie. Professore, invece in chi aveva già una malattia reumatica cosa succede? Cioè peggiora la malattia reumatica nonostante i farmaci oppure non succede niente? Allora, è chiaro che non è che c'è una risposta sistematica. Molti pazienti reumatici attraversano l'infezione da SARS-CoV-2 con naturalità, cioè come tantissime altre persone. In alcuni casi però può capitare che la malattia reumatica si riattivi. Questo può essere però indotto da due fenomeni. Da una parte il virus stesso, e chiaramente stimolando ulteriormente il sistema immunitario, può contribuire a una recrudescenza della malattia. Dall'altro il fatto che spesso durante un'infezione da SARS-CoV-2 si tende a sospendere la terapia di fondo, perché chiaramente si presuppone che questa possa influire sugli outcome dell'infezione. Per cui in base alla sospensione, che può essere più o meno lunga, aumenta chiaramente in maniera importante il rischio poi di sviluppare la recrudescenza della malattia. Senta, adesso l'infezione da SARS-CoV-2 ha assunto una dimensione completamente diversa rispetto a quella di 2 anni fa, è molto meno invasiva, i danni sono molto inferiori, però rimane, probabilmente ci accompagnerà ancora per lungo tempo. Che consigli possiamo dare ai malati reumatici? I malati reumatici devono assolutamente seguire quelle che sono le indicazioni dei loro reumatologi, nonostante la morbidità della malattia, come lei giustamente ha osservato, sia in riduzione per effetto della vaccinazione, delle terapie, insomma anche per una minore virulenza delle nuove varianti. È chiaro che un paziente che è in trattamento per una terapia reumatologica dovrebbe comunque consultare il proprio reumatologo di riferimento per le indicazioni opportune sulla necessità o meno, per esempio, di sospendere le terapie in atto, perché quelli sono dei momenti molto delicati in cui si potrebbe magari rompere, come abbiamo detto, un equilibrio di remissione della malattia che viene gestito e mantenuto con grandissimo sacrificio. Per cui ascoltare sempre indicazioni del reumatologo, contattarlo anche banalmente con un'email, sicuramente si avranno le indicazioni più giuste, caso per caso, personalizzate.